Benvenuti amici in questo nuovo video. Come sentite dal sound sottofondo, oggi è il grande giorno. Porterò Bombi finalmente in pista. Siamo qui nel circuito di Pomposa, sabato 1 ottobre. C'è un bel po' di gente, vedo piloti con moto racing, insomma. Qua la piccolina tra virgolette, insomma, è un po' fuori luogo. Vedremo un po' come andrà a finire questa magnifica giornata. Noi siamo bracciale verde, quindi turno delle 15 e mancano pochissimi minuti. Speriamo in bene. Come avevo detto nel video della prima prova della recensione del Mono Gubellini, finalmente sono riuscito a portare in pista Bombi e questo rispecchia perfettamente la mia idea di usare la moto a 360 gradi. E questa moto non poteva che chiamarsi ovviamente multistrada. Una moto che entro i suoi limiti giustamente ti permette di fare del fuoristrada, viaggiare, andare in centro, una gita tranquilla e anche i turni in pista. Come sapete bene, se avete visto appunto il video del Mono Gubellini, sapete che attualmente la mia multistrada 950 è impostata, diciamo, con un assetto misto tra strada e fuoristrada, quindi i turni in pista non sono il suo pane quotidiano. Ma per uno come me, che non è mai entrato in vita sua in una pista, non sa benissimo come funzionano le cose, come primo approccio va benissimo così. Per uno invece più esperto, che vuole trovare il tempo, sarebbe più ideale usare delle sospensioni adatte, come per esempio l'Onis TTX al posteriore o anche la cartuccia Andreani Evo all'anteriore. In questo modo si ha una moto di un livello molto ma molto superiore. Per quanto riguarda i freni invece posso essere anche già a posto, avendo all'anteriore i Brembo Super Sport, che già quelli sono un buon compromesso tra strada e pista. In questa giornata purtroppo non avrò i tempi a disposizione, perché la mia idea era quella di estrarre i tempi dal file GPS della GoPro, perché appunto le ultime GoPro, credo dalla 6 o dalla 7, non ricordo perfettamente, è possibile registrare i video con anche la traccia GPS del percorso, della pista. Ti esce proprio la traccia che fai con la moto, la velocità, la forza G in curva e tutte quelle informazioni che in pista sarebbero utilissime. Non so perché l'Airotto non, cioè, mi ha registrato qualcosa, però la traccia vedevi che faceva così incasinata e velocità mi segnava 1500 km/h. Ma cosa? Che cavolo stai dicendo? Vabbè, dovrò indagare su quello che è successo. Per la prossima volta mi sono già attrezzato e ho preso un cronometro GPS professionale, sì dai, ho preso un PZ Racing Start Next, e ovviamente l'ho preso usato perché non so quante volte lo userò ancora, e spendere 300 e passa euro, insomma, già questo è un acquisto che non ha molto senso, ma però volevo vedere un po' come giravo in pista. Appunto, per questo acquisto sarò probabilmente in pista ancora di nuovo a Pomposa il 22 ottobre. In teoria farò tutta la giornata, quindi se anche voi vorrete fare un giro, qualche chiacchiera, una birretta nella pausa pranzo, sarò lì il 22 ottobre, salvo sorprese lavorative. Quindi in questo video, diciamo che sarà come un primo approccio, non avendo i tempi, non avendo niente, per vedermi anche un po' i miglioramenti dal primo al terzo turno, anche se non so quanto saranno consistenti, non avendo nessuno in quel giorno, anzi sì, no, c'è stato qualcuno che mi ha dato dei consigli, ma non delle traiettorie, robe così. Quindi dai, direi di vedere un po' cosa ho combinato. E si entra finalmente in pista con il primo turno. Ovviamente ero un po' agitato, dato che non avevo mai visto in vita mia una pista, e tantomeno con il multistrada, che come ho detto prima non è proprio la moto
ideale. In questo primo turno ovviamente sono andato abbastanza cauto, quindi dovevo capire come si comportasse la moto, dovevo capire la pista che per ovvie ragioni non conoscevo e dovevo capire un po' la situazione in generale. Quindi ho fatto qualche giro molto blando, però a questo punto vedevo moto che mi passavano da tutte le parti. Per non farsi bastare niente, a pochi minuti dalla fine del turno c'è stato anche un incidente tra due moto. In teoria i piloti sono ok, anche se al momento del mio passaggio erano stesi per terra, quindi insomma iniziare in questa maniera è stato abbastanza traumatizzante. Iniziato il secondo turno, dopo aver preso un attimino le prime misure della pista e della moto, ho iniziato a spingere leggermente di più, grazie anche a una migliore seduta sulla moto, una consapevolezza in più come affrontare le curve e tutto il resto. Ho iniziato a fare anche dei buoni sorpassi, diciamo che come secondo turno c'è stato un attimino un progresso generale rispetto al primo. Secondo turno fatto è andato un po' meglio, diciamo sì dai, qualcosa in più si può migliorare. Adesso ho provato ad abbassare un po' le pressioni, vediamo se scivola un po' meno. Ho fatto alcuni ingressi molto cattivi sul curvone, il problema è che ho una GoPro senza memory card, quindi ho fatto due turni con solo l'inquadratura posteriore, mannaggia, sempre a fare le cose di corsa. Adesso mettiamo un po' la GoPro 8 davanti, vediamo cosa esce. Tanto molto bene, giornata perfetta, moto di tutti i gusti, veramente, roba da pista, naked,
questo Hypermotard multistrada c'è un po' di tutto. Che figata, che figata. Inizia il terzo e ultimo turno, come già detto prima ho abbassato le pressioni sia l'anteriore che il posteriore, ho messo circa 1,8-1,9 per cercare di limitare il più possibile, come dicevo appunto, lo scivolamento della gomma posteriore, in questo caso come la 1000 curve Pirelli Diablo Rosso 2. Già dalle prime curve, dopo essere entrato, ho notato che effettivamente la situazione è migliorata parecchio e questo mi ha permesso di affrontare le curve ancora più deciso, aumentare il grado di piega, che purtroppo con l'inquadratura da davanti non si riesce a vedere la posizione in sella e tutto il resto, ma già con questa inquadratura si vede che la moto è ben piegata. Anche questa giornata si conclude, è stata una figata assurda, un'esperienza incredibile, infatti non vedo l'ora di tornare in pista il più presto possibile. Vi ricordo appunto l'appuntamento per il 22 ottobre, sempre all'autodromo di Pomposa, per chi vorrà scambiare qualche chiacchiera, fare un giro con me, ci vediamo in pista, salvo, come dicevo all'inizio, sorprese lavorative. C'è ancora molto da imparare, molto da lavorare, soprattutto per quanto riguarda la percorrenza in curva. Mi sento molto fermo, molto lento, non esco mai, devo capire un attimo il metodo per fare la curva il più veloce possibile, perché ok, l'angolo di piega potrebbe anche andare bene, ma non so, sono sempre lì piantato. Infatti si vede che poi in uscita di curva qualsiasi moto mi va parecchio lontano. Ci sarà molto da lavorare, sperando che ci siano anche molte altre occasioni di andare in pista con l'anno prossimo, appena la stagione si riaprirà. Detto questo, vi ricordo di attivare la campanella per restare sempre aggiornati con l'uscita dei miei video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!